Un premio che non vuole essere una pagella alla stampa locale, ma che ha come obiettivo la valorizzazione di San Benedetto e l'interesse per le problematiche che la riguardano. A tal proposito, ieri sera la Proloquo ha organizzato la prima edizione del premio giornalistico intitolato a Noemi Traini, storico direttore di varie testate locali e appassionato narratore delle vicende della Riviera. Presso il ristorante Il Pescatore allora sono state consegnate diverse targhe, tutte con il patrocinio dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Un premio anche per la nostra emittente TVP nominata Miglior Televisione Locale. Accanto a tanti altri riconoscimenti come Miglior Reporter, Telereporter e Blog, in una serata che ha celebrato il giornalismo rievocando la figura di Noemi Traini. Questo è il commento del figlio Paolo, direttore del Corriere Adriatico. Mio padre è stato un po' un giornalista della vecchia generazione che aveva aperto la strada a tanti giovani, tra cui anche Croci e Compagnoni. Quindi qualcosa si sta risvegliando, qualcosa si sta muovendo, io penso che sia sicuramente un aspetto positivo, e certe cose anche che se hanno un po' il sapore della rimpatriata, però sono utili per rianimare una certa categoria che sembra un po' giù di corda. Il premio principale è andato alla giornalista Alessandra Clementi del Corriere Adriatico. Il trofeo ed un viaggio premio sono stati agguantati grazie ad un articolo sull'emergenza abitativa a San Benedetto. In questo premio più che altro lo vorrei condividere con il mio direttore che è Paolo Traini, ma anche con Arduino Carosi e Luciano Sgambetterra, che sono i direttori della mia redazione, che in questi anni mi hanno aiutato. Io da 7 anni che sto al Corriere, senza di loro non sarei cresciuta, comunque non stare qui sicuramente. Più che soddisfatto allora il patron della Proloquo, Marco Calvaresi. L'articolo premiato ha guardato infatti al sociale e ai problemi reali della città. La Clementi ha centrato un problema molto sentito dai sanbettesi, il problema della casa, il problema del costo delle case, e noi volevamo in qualche modo dare un segnale che comunque è quello di andare incontro a risolvere anche le problematiche che escono sui giornali.